pasti che fai in casa, no. Però arriverà il giorno in cui la cucina in muratura ti romperà le palle. È quello il problema. Perché sta lì, è un monolite in casa e tu vorresti a un certo punto cambiarlo. Io la sto facendo pure al giardino. Ah, bella. Ah, okay, okay. Quella te la trovi sempre, quella è importante, no? Sì, pure al giardino. Stai facendo da anche il forno? Tempo. Sì, già c'ho un barbecue, ma da un po' di tempo che la volevo fare, solo che non avevo costa tanto la cucina in muratura. Costa tanto. Qui sì. Stai facendo proprio tutti i lavori, quindi attrezzerai il giardino con cucina, sì, sì, tutto quello come che serve rivesti? Per vivere d'estate lì. Il giardino di amici, si goderà bello. Il giardino di amici. Si godrà dei tuoi amici. Senti, come la rivesti la cucina? Col cotto, con la ceramica, che cosa metterai? No, mattonelle 10-10 color, perché l'ho dovuto far abbinare al pavimento, un po' nel grigio scuro. Grigio scuro, okay. Poi abbinata al pavimento. Grigio del verde, grigio verde, va grigio per... verde. Bella, bella. E allora poi magari ci mandi una foto oppure ci inviti direttamente a fare un barbecue nel giardino, va bene Nicola? Sì, grazie, grazie ragazzi. Nicola, grazie mille. Grazie per le belle parole. Chi schissa a te. Ciao, grazie. Ciao. Allora, 081 546 1212 per chiamarci adesso, parlare con noi, raccontarci semplicemente la vostra giornata. C'è Raffaele, buongiorno. Buongiorno, chi schissa. Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao Raffaele, benvenuto. Come stai tu? Molto bene, Raffaele. Io bene. Ok, raccontaci un po', dove stai andando, che fai? Ah, oggi sono in centro per Bologna. Io faccio assistenza caldaie, quindi sto andando dal primo cliente. Assistenza caldaie. L'abbiamo perso, c'è ancora, ci stai sempre? Sì, sono qui. Ah, ok. Ci sei? No, stavo pensando alla mia caldaia, tutto a posto. Sì, ho fatto l'assistenza, cioè bisogna chiamarla sempre d'estate, non si chiama, no? Quello che deve venire a fare il controllo. Anche d'estate bisogna chiamarlo? Puoi chiamarlo sempre, sì, puoi chiamarlo sempre. Di solito uno la manutenzione la fa. A settembre, io l'ho fatta tipo a settembre scorso. L'ho chiamato adesso. Allora stai bene. Adesso sto bene. Devo rifarla a settembre prossimo, giusto? Più o meno. Sì. Cioè, una volta l'anno va fatta la manutenzione o comunque. Sì, va fatta una volta l'anno, ma è come diciamo un po' come la macchina, no? Adriana, avevi la canalina otturata? No, giusto? Io ho un problema alla caldaia. Te l'hanno sturata? No, ancora no. Sabato sono venuti a fare dei controlli. Non te l'hanno sturata? Bisogna sostituirla. Ah, la canalina? Eh sì, no, la caldaia proprio. Capito, va bene, ma non sono pratica. Sì. Purtroppo lui sta a Bologna, altrimenti sarebbe venuto volentieri. Però va anche, anche solo per la canalina, se poi devi sostituire tutta la caldaia, poi non so. Meglio ancora. Grazie, Raffaele, ti auguriamo una bella giornata. Chi schissa a te, grazie. Ciao, buongiorno. 081 546 1212 abbiamo Maria Giovanna. Buongiorno Maria Giovanna. Buongiorno a voi ragazzi. Maria Giovanna. Allora, Maria Giovanna, dici tutto, dove stai andando? Secondo voi al lavoro, no? Sì, che lavoro fai? Se tocca, sono impiegata. Impiegata? Quindi lavorerai mediamente fino alle 18, 17? Bravissima, è preparata la ragazza. La ragazza ha studiato 8 ore, insomma, sono 8 ore, a meno che tu non faccia un part time, no? Pausa, pranzo, un'ora, per cui. Ok. E che cosa fai dopo il lavoro di solito?